Una giornata di festa e di integrazione alla box vesuviana di Torre Annunziata, dove ha fatto visita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha parlato di sport come veicolo eccezionale di inclusione. È un grande progetto esempio di integrazione. A questo si aggiunge ovviamente la speranza che queste persone possano tornare in Ucraina il prima possibile. Per tornare il prima possibile dobbiamo far vincere la pace, dobbiamo far vincere la diplomazia. E è una strada stretta in salita quella della soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, ma è l'unica percorribile. Nella palestra dei campioni come Irma Testa, Di Maio è stato ricevuto dal fresco campione europeo Michele Baldassi, da una delegazione del CONI che ha accompagnato delle giovani atlete ucraine scappate dalla guerra, e dai maestri Lucio e Biagio Zurlo, che hanno ricevuto anche un assegno da 5.000 euro per poter effettuare lavori di ristrutturazione della palestra. Ascoltiamo Michele Baldassi e il maestro Lucio Zurlo. È anche un piacere ospitare queste ragazze ucraine, atlete ucraine, che speriamo che si troveranno bene, le potremo dare tutti i conforti che vorranno. E siamo ad ogni disposizione e spero che veramente saranno contente della nostra accoglienza. Una sorpresa perché non c'era, perlomeno io non me l'aspettavo proprio di avere questo contributo. È arrivato al momento giusto perché se ne stanno cadendo le finestre e facciamo le finestre nuove. Anche la sorpresa è stata di avere il ministro qui in mezzo a noi, anzi ha giocato con i bambini, ha brindato con noi ed è stato molto socievole con tutti quanti noi. Presente anche una delegazione di atleti ucraini guidati dal coach Giuseppe Buonfiglio del Circolo Nautico Posillipo, che si sono integrati nella palestra di Via Parini grazie all'intervento del CONI Campania. Ma in effetti la situazione è la peggiore che si possa immaginare, per cui diciamo che queste ragazze stanno cercando di ritrovare un minimo di equilibrio per la loro esistenza, per la loro sopravvivenza più che distanza. Lo sport sicuramente le potrà aiutare in questo momento e soprattutto per il futuro per cercare di dimenticare oppure mettere da parte quelli che sono i dispiaceri e le situazioni negative di questo momento.